Presidente, visto che gli spunti sono stati tanti, ma ci sarà possibilità di discuterne anche durante la discussione degli emendamenti. Ecco, ho apprezzato alcuni interventi, sicuramente adesso molti, dopo l'intervento del consigliere onorato, avranno una visione più diciamo, pragmatica, particolare e dettagliata di quello che è essere un imprenditore a Roma. Naturalmente neanche io sono un imprenditore, ma dialogo tutti i giorni, da anni, con operatori che si trovano in grande difficoltà e quindi diciamo, ho avuto modo di comprendere meglio la difficoltà che stanno attraversando soprattutto in questo periodo. E dico soprattutto in questo periodo perché appunto Roma è una città particolare, Roma è la città storica per antonomasia, possiede un patrimonio meraviglioso, però non deve per questo, diciamo, andare in eccezione dei principi costituzionali che vanno comunque, cercati di equilibrare su queste situazioni. Quando uno, deve giustamente prevedere il decoro, deve anche prevedere, come prevede la Costituzione, dei tempi certi per le risposte. L'ho detto il consigliere De Priamo, l'ha accennato anche il consigliere onorato. Giusto che intervengano gli organismi preposti alla tutela laddove c'è un vero impatto nell'occupazione di suolo pubblico, però in tempi certi. Non è possibile che un'amministrazione ci metta anni per deliberare un piano di massima occupabilità. Ecco, in attesa della revisione di un piano dove si sono modificate le cose, ci deve essere un tempo ragionevole entro il quale definire la revisione di questo piano. Perché? Perché l'imprenditore ha necessità di tempi per poter, come deve sapere quanto dura un'occupazione, per capire se le entrate derivanti da quell'occupazione in compensazione del suolo all'interno le permetteranno di sopravvivere o di rilanciarsi, che è quello che è l'intento della delibera che abbiamo approvato la 81-2020 e che cerchiamo di potenziare con questa delibera. Perché la crisi c'è ancora, è sempre più viva perché i ristoratori sono chiusi per tutela della salute, per carità, da tempo e non hanno avuto, tranne che per una breve finestra estiva, una pausa di rifiato, ma ancora diciamo, sono veramente in profondo rosso. Quindi io penso che tutti, uffici, consiglieri oggi qui presenti, residenti e operatori dovrebbero trovare il giusto equilibrio tra le categorie, piuttosto che non comprendere che ognuna può portare beneficio all'altra. Si deve trovare quello che era prima, diciamo, un po' più di empatia tra cittadino residente e cittadino operatore, perché, come dicevano alcuni, l'attività produttiva è anche un presidio di sicurezza, di salute e di decoro, perché l'operatore pulisce banalmente il suolo pubblico di fronte alla propria attività e lo cura come non lo curerebbe magari un'altra tipologia di attività, magari di quelle che aprono, che non hanno problemi di denaro, o come non lo curerebbe un negozio chiuso che rimane chiuso e sfitto da per tempo. E sarà abbandono e sarà in sicurezza anche per i residenti. Quindi io penso che si sia toccato con mano e veramente i portatori di interessi che intervengono spesso in commissione, che sono tutti residenti, operatori e cittadini anche non residenti, perché la città è di tutti, non è solo dei residenti. Il centro storico è di tutti i romani, non è solo dei residenti. Allora i portatori di interesse sono tutte queste persone. E le sedute sono pubbliche e tutti possono manifestare i propri suggerimenti, speriamo, e le proprie critiche, speriamo costruttive, per migliorare questa delibera. Grazie, Presidente.